Patrizia Giancotti, che con il suo libro Filoxenia, l'accoglienza dei greci di Calabria, ha ripreso quella metodologia della ricerca antropologica inaugurata da Ernesto De Martino, si è interrogata sull'origine e la presenza del sacro valore dell'ospitalità calabrese tra i greci di Calabria. Domenico Nunnari, nella sua riflessione metastorica sul Mar Mediterraneo, con il suo libro Destino Mediterraneo, si è soffermato principalmente sul rapporto osmotico che da sempre ha caratterizzato quest'area geografica e di come questa ricchezza culturale, con la giusta chiave di lettura, possa servire a rilanciare in maniera propositiva la cultura d'origine dell'Occidente e lo spirito europeo. Grazie per l'attenzione, auguro a tutti un buon ascolto. Grazie, brava Agnetta, e benvenuti ai nostri ospiti, Patrizia Giancotti e Mimmo Nunnari. Ve li presento brevemente. Patrizia Giancotti è giornalista, fotografa, scrittrice, ha pubblicato diversi libri e reportage di viaggio per molte riviste, ha scritto, condotto delle trasmissioni per la radio ed è autrice per Rubbettino di questo bel libro che si intitola Filoxenia, l'accoglienza tra i greci di Calabria. Mimmo Nunnari è noto a Soveria perché c'è stato tantissime volte, c'è stato diverse volte come nostro autore, anche l'anno scorso, da 30 anni, anche l'anno scorso proprio a Sciabaca. Mimmo Nunnari è stato un giornalista, è un giornalista, ha scritto per varie testate, spesso leggiamo oggi suoi articoli sulla Gazzetta. È stato giornalista per la RAI, per la sede RAI di Cosenza, ed è stato anche vice direttore dei servizi nazionali regionali. Per Rubbettino ha pubblicato da pochissimo, perché ancora non è nemmeno in libreria, è appena uscito giusto in tempo per Sciabaca, questo libro che si intitola Destino Mediterraneo, solo il Mare Nostro ci salverà. Il tema della conversazione è facile da intuire e vorrei cominciare subito, se non fosse altro che per una questione di cavalleria, con la nostra Patrizia Giancotti. E questo libro è uscito 2 anni fa. 2 anni fa il titolo di questo libro, lo dice anche in un interessante pezzo che abbiamo pubblicato su Sciabaca News, il quotidiano che sta uscendo in questi giorni di Sciabaca, questo titolo sembrava un neologismo, sembrava una parola strana, no? Quasi una parolaccia, filoxenia. Oggi, che in giorni nei quali sentiamo invece parlare spesso di xenofobia, questo titolo, filoxenia, ci appare quasi come un programma. E il libro è diventato immediatamente di grandissima attualità. Ecco, io volevo chiedere appunto a Patrizia Giancotti qual è stata la storia, il successo, come si dice in genere, di questo libro, e la storia di questo libro dopo la sua uscita, perché se ne è parlato tanto, se ne è discusso anche di recente in posti vicino a Soveria. Sì, sì, è vero, si sente? Sì, sì. Uguale con No, si sente meglio. Va bene, sì, vi ringrazio davvero di essere venuti qui, vi ringrazio di avermi invitata, una cosa a cui tenevo molto, di venire qui a partecipare a questi incontri dell'editore, che posso dire il mio editore, una cosa molto che dà molto orgoglio, sono molto contenta. Filoxenia è stato una specie di ricerca sul campo, come ha giustamente detto lei. Sulle orme di De Martino io ho girato il mondo, sono stata più di 10 anni in Brasile, sono stata tra le danzatrici del Benin per un periodo abbastanza lungo, sono stata in Amazzonia tra gli sciamani, tra le sacerdotesse del Candomblé che fanno la divinazione con le conchiglie. Sono diventata brasiliana per un periodo della mia vita. E però anche altri luoghi di lezione come antropologa. Poi però sono d'origine calabrese, mio padre è di Palermiti, e quindi mi è capitata un'occasione per cui il GAL dell'area grecanica mi ha invitata per una consulenza antropologica.
così in un momento particolare della mia vita, dove le mie figlie se ne andavano a Berlino a vivere. Credevo di avere un fidanzato, invece non era vero. La casa era troppo grande, quindi non mi serviva più. Insomma, per farla breve, io mi sono trasferita a vivere in Calabria, cosa che ha suscitato parecchio scalpore, tanto che adesso nei primi di ottobre uscirà un pezzo sul Corriere della Sera sui motivi di questa misteriosa cambiamento, che addirittura la signorina del telefono, quando tu fai il distaccamento, dice: ma dove va a stare? In Calabria. In Calabria. E non ha paura. Vabbè. La notizia è che da quando ho deciso di occuparmi di Calabria, io in 2 anni ho fatto uscire circa 15 programmi radiofonici sulla Calabria che piace a noi, tra cui uno tratto proprio da questa esperienza del libro e si chiama Volti e voci della Calabria greca, un altro sulla Sila che si chiama Tra i giganti del bosco, e sono veri e propri racconti radiofonici, sono approfondimenti che vi invito ad ascoltare perché sono sempre sul sito della RAI, di Radio 3, si possono ascoltare sempre mettendo il mio nome, vengono fuori tutti questi programmi, sono 4 puntate, 8 puntate, 10 puntate, finalmente con il territorio che dice la sua. Quindi con la radio io sono entrata nelle case di questi signori che ho incontrato sul cammino di Filoxenia, e quindi ascoltando il programma noi sentiamo le voci di queste persone, che sono persone che abitano in un'area della Calabria che forse in qualche modo è rimasta un'isola più intatta, proprio perché è più interna. Intanto volevo dire una cosa così come premessa per il fatto di arrivare qua, che cosa significa arrivare qui, dove siamo adesso. Magari voi ci state, ma per me è un viaggio antropologico al pari di quegli altri che ho fatto nella vita. Apro i finestrini, respiro l'aria, mi fermo a bere l'acqua per sentire com'è, riempio le bottiglie, ed è un mondo a parte, dove poi tu vieni e c'è il mondo qui, perché questo è diventato il luogo della Rubettino. Io trovo questa un'esperienza bellissima per la quale non sono veramente, sempre tutte le volte che ci vengo lo trovo più incredibile ed emozionante. Comunque, chiusa parentesi, questo libro è stato una cosa on the road, appunto andando proprio a piedi in queste montagne dove le persone sono poche. E quindi questa è una delle cose buone del cambiare posto, no? Si dà valore all'essere umano che passeggia per la strada, che va in salita in mezzo agli uliveti, perché passa poca gente, quindi subito diventa un rapporto un po' intimo, si chiedono fatti, si cercano legami, poi si trovano, c'è sempre un lontano conoscente che era amico di un parente. Comunque, al di là di questo, il lavoro è stato questo, un po' mettersi in ascolto di queste persone, e il focus era proprio questo talento dell'accoglienza dell'ospite sconosciuto, che proprio in quanto sconosciuto è importante ed è ossequiato ed è sacro nel suo essere sconosciuto, nella sua infinita possibilità di essere qualcuno che non si conosce. E appunto, come dice Mimmo Domenico Minuto, che chiude il libro, il nostro punto di riferimento dell'area grecanica, alla fine lui dice: perché sotto questi abiti di persona sconosciuta si può sempre celare un Dio. Quindi è meglio che ce lo teniamo buoni e che lo ossequiamo nel miglior modo possibile. Perché chiunque arrivi alle nostre coste mediterranee, alle nostre terre, e chiunque di noi, quando va lontano da qui, dice a se stesso: povero me, come ha detto Ulisse, a quale terre, a quali popoli sono, in quali terre sono arrivato, e questi popoli saranno ospitali oppure saranno crudeli? Perché questo lo spartiacque tra uomini e no, l'ospitalità, cioè l'accoglienza, certo, in questo senso. Proprio a proposito di ospitalità, Nunnari ricorda in questo libro che il Mediterraneo è un luogo di partenze. Le partenze fanno parte del DNA dei popoli del Mediterraneo. D'altro canto, anche le persone di cui parla Patrizia Giancotti sono persone in qualche modo che sono arrivate qua e che continuano a mantenere con questo rapporto con la Grecia, continuano a vivere quasi sospese tra un qui e un altrove. Ma volevo chiedere a Mimmo, e poi se ha voglia anche a Patrizia Giancotti, ma
cos'è successo ora? Perché si fa così fatica ad accogliere chi arriva? Sì, questa è la conclusione di un discorso che parte da due parole molto mediterranee che tu hai detto all'inizio, partenze e viaggio. Partenze e viaggio sono proprio due parole mediterranee, due parole molto belle. E credo che sia scritto nell'animo dei mediterranei proprio l'idea della partenza. Se pensiamo bene, qual è stato il primo uomo al mondo ad avventurarsi per mare? Scrivendo Destino Mediterraneo, sono riuscito da qualche parte a trovare che forse quest'uomo si chiamava Onoo ed era un fenicio. Immaginate quel giorno, la prima volta al mondo che ha deciso un uomo di varcare l'orizzonte, di andare a vedere cosa ci fosse oltre l'orizzonte del mare. E quindi quello è stato il momento della partenza. Questo è il mare della partenza e nel destino dei mediterranei c'è la partenza. Pensate, Onoo è stato il primo uomo ad avventurarsi per mare, ma pensate ad Ulisse. Che l'invenzione della partenza e del viaggio si deve ad Omero. Ulisse è il viaggiatore per eccellenza, è l'eroe omerico che parte e però ha subito la nostalgia del ritorno. Ecco questa idea del Mediterraneo che parte, ma parte poi avendo la nostalgia del ritorno, la nostalgia per le radici. E questo è un tema molto attuale. Sono contento che ci siano molti ragazzi, molti giovani, perché vedete, oggi bisogna guardare al futuro girandosi ogni tanto però a vedere qual è il nostro passato. E il passato del mondo, il passato dell'Occidente, il passato di noi tutti sta nel Mediterraneo. Tutto è accaduto nel Mediterraneo e tutto accade nel Mediterraneo. È un mare piccolo, il mare Mediterraneo è un mare piccolo, qualcuno lo chiama lago salato, in arabo si dice shot per indicare questo mare piccolo, il lago salato, però è un mare smisurato proprio per via dell'idea della partenza. Che cosa significa mare smisurato? Che la partenza ha portato la cultura, i mestieri, le idee, il pensiero in tutto il mondo, partendo dal Mediterraneo. Ecco, la partenza si è portata dietro tutto questo, il pensiero greco, la cultura araba. Sapete, nel mio lavoro ogni tanto ci penso, perché mi sono completamente dimenticato di aver lavorato per più di 30 anni in Rai, però ogni tanto ci penso agli incontri, per esempio, che ho fatto con personalità e con uomini e con donne non mediterranei, ma che quando mi è capitato di parlare si sentivano mediterranei. Dico un nome per tutti: Derek Walcott, il grande poeta dei Caraibi, che ho avuto il piacere di intervistare per il TG1, lui mi ha detto: io non sono un mediterraneo, però il mio punto di riferimento è Omero. Il mio punto di riferimento è Omero, infatti lo chiamavano l'Omero dei Caraibi. Per cui il Mediterraneo è il mondo, solo che l'Europa ingrata se n'è dimenticata, e qui vengo alla tua domanda, alla sostanza della tua domanda, com'è che oggi, come dire, non c'è più questo spirito antico, ecco, dell'accoglienza. Intanto bisogna dire una cosa: non è assolutamente vero che il fenomeno delle migrazioni sia un fenomeno nuovo, e il fatto di dire che non è un fenomeno nuovo non è neanche un fenomeno di 20, di 30 anni fa, ma è un fenomeno di 2000 anni fa, di quando c'erano già i rifugiati politici. Si distinguevano, si indicavano con una parola, asilia, che veniva dal greco, che significa, come dire, proteggerli dalle violenze del proprio territorio chiedendo asilo. Ecco, quindi vedete, certe volte ci troviamo, come dire, ad essere governati o ad essere, come dire, ad avere delle notizie
che non sono poi delle cose, dei fenomeni che riguardano l'attualità. La partenza e l'accoglienza sono fenomeni antichissimi. Non solo, ma ci siamo anche dimenticati, a proposito di Mediterraneo, che c'è stata una emigrazione al contrario. Con il direttore, con Luigi, ne parlavamo stamattina, un'emigrazione al contrario, nel senso che molti italiani, europei ma soprattutto italiani, sono partiti verso il mondo mediterraneo nell'Ottocento. C'è stata una grande emigrazione verso la Tunisia, una grande emigrazione verso l'Egitto. Quella dell'Egitto ce la spiega Corrado Alvaro in alcuni suoi scritti, quando dice che c'era un'emigrazione verso l'Egitto soprattutto di donne nutrici che andavano lì per allattare i bambini degli inglesi. Quindi vedete quante cose ci sono, quanti misteri, come dire, io l'ho definito, che non è una definizione mia ma è piaciuta, l'ho fatta mia, il Mediterraneo un enigma meraviglioso, è un enigma meraviglioso, pieno di misteri, e quando la ragione non riesce a comprendere i misteri, però deve avere rispetto per i misteri. Quindi oggi noi dovremmo avere più rispetto per quello che viene dal mondo mediterraneo e non immaginarli soltanto come invasori o come è potuta essere, come dire, l'invasione ai tempi dei pirati e delle scorrerie così piratesche. È un argomento, come dire, che non riguarda il nostro paese, un argomento, un tema che riguarda l'Europa. Se l'Europa non fa presto a capire e a comprendere che cosa si deve fare, allora veramente abbiamo un futuro non molto facile. Modo di tornarci. Io volevo chiedere una curiosità a Patrizia Giancotti. Lei a questi luoghi dove lei è stata, questi luoghi della filoxenia, sono sicuramente, benché isolati, anch'essi oggetto, benché magari in misura minore rispetto alle grandi città, di queste nuove forme di migrazione, no? dai popoli del Mediterraneo verso di noi, dai popoli del sud, diciamo così, del Mediterraneo. L'atteggiamento della filoxenia, nonostante, perché poi questo popolo, queste persone, questi greci di Calabria vivono immersi nella società comunque, benché siano distanti, e quindi assorbono anche i messaggi dei media, la preoccupazione verso la delinquenza, tutto quello che fa parte della vita di ognuno. Ha avuto modo di vedere se questa tendenza alla filoxenia si mantiene anche in questo caso? Certo, beh, intanto volevo solo dire una cosa prima che riguarda il fatto che popoli lontani da noi si possano riconoscere, no? Prima si diceva, a me è capitato a Monaco di Baviera presentare questo libro all'Istituto Italiano di Cultura ed era all'interno di un festival che avevo organizzato sui popoli nativi del Brasile. Quindi c'erano dei capi sciavanti, che è una popolazione del Mato Grosso del Brasile, una donna sciamana della tribù Krenak, una donna bellissima che si chiama Shirley Krenak e che è la portavoce del suo popolo, e io le ho invitate all'Istituto Italiano di Cultura a vedere Filoxenia, delle immagini che magari dopo anche vedremo. Sì, ce le abbiamo. Beh, alla fine di questa cosa loro hanno detto: questa è casa nostra, perché l'uomo, quando vai alla base, alla semplicità della radice, è lo stesso. E addirittura anche i paesaggi, questa idea dell'accoglienza, l'hanno completamente, quindi è veramente un sentimento universale. Dopodiché sì, io stessa ero in qualche modo straniera, passeggiante con questa persona strana che poi si tirava sui pantaloni per attraversare la fiumara, che stava con le capre alla mattina alle 5 e le fotografava, eccetera, eccetera. Quindi con me sono stati di un'apertura che si riassume in quell'episodio che mi è capitato a Condofuri, dove non c'era nessuno, stavo già girando e tornando indietro, completamente abbandonato, ormai sono tutti alla marina, e invece poi ho sentito il suono di un organetto e quindi ho scostato una porticina verde di una casetta piccolissima dove dentro c'era un signore Francesco che suonava l'organetto. Non mi ha neanche chiesto come ti chiami, da dove vieni, mi ha solo detto: trasiti, mangiati con noi che ho avimo pasta e ciceri. Questa cosa qua
poi tu la vedi per esempio nel fatto di fare lavorare nei campi delle persone che prendono il posto dei figli che sono andati via, e questi anziani non ce la fanno più a raccogliere le olive, non ce la fanno più a fare l'uva, eccetera. E ci sono dei casi eclatanti come quello del Bergamotto, perché quella è area di Bergamotto, e anche altre aree sempre appunto rurali, dove per esempio gli indiani e i pakistani del Punjab hanno preso il posto di questi figli. Il Punjab è una regione tra le più feconde, tra le più fertili del pianeta, vocata veramente all'agricoltura, e quindi voi vedete questi ragazzi con i turbanti, queste donne con i sari coloratissimi che vanno a raccogliere il bergamotto, li vedi in bicicletta la mattina alle 6 perché cominciano nei campi con questi turbanti arancioni. E ci sono dei templi Sikh che sono a Kondofuri Marina, e devo dire sono tra le case più interessanti, perché le altre sono il famoso incompiuto calabrese tutto sgarrupato, invece improvvisamente tu vedi una cosa dipinta con tutti i fiori eccetera, ed è il tempio di questi ragazzi del Punjab. Nel mio libro c'è la storia di questo pastore che a casa sua faceva il massaggiatore ayurvedico di una famiglia di massaggiatori curativi, quindi un mestiere di grandissima erudizione, no? Una famiglia di discendenza, tutti facevano questo massaggio, cosa che non aveva evidentemente molto mercato a Kondofuri, a Melito Portosalvo, a Bova Marina eccetera, e quindi si è messo a fare il pastore. Però sta di fatto che quando ha aperto il piccolo luogo dove stavano tutti i capretti appena nati, lui è stato assalito in una forma del tutto nuova per me, che ero stata con tanti altri pastori, tutti questi piccoli agnellini lo baciavano, lo mordicchiavano, perché lui li massaggiava. E alla fine lui ha detto: loro crede che io mamma, insomma sono dei sistemi. Io non ho trovato, ma forse ci saranno anche degli episodi, sì, diciamo, certo, di scontro eccetera, però devo dire che si incontrano molto sul lavoro, visto che c'è un amore per il lavoro da parte di queste persone che vengono, che sono vocate all'agricoltura, e c'è un bisogno da quest'altra parte, alcune situazioni funzionano molto bene. E poi molti di questi comuni hanno aderito, non so come si chiamano, i POR, quella cosa, sì, di avere, sì, per esempio minori che non hanno genitori. Ci sono quasi tutti i comuni lì dell'area di Grecarica li hanno, in particolare Bagaladi, che è un po' uno dei centri che io ho così conosciuto, dove c'è il famoso pastore che accorda le campane delle sue capre, e quindi con una tecnica che ha ereditato da suo bisnonno accorda le campane, per cui quando queste ringa le crapi nella fiumara, queste fanno un vero e proprio concerto. E allora in questa zona ci sono tantissimi ragazzi, e dalla festa del paese è stato molto interessante vedere come i corpi sanno comunicare senza bisogno di sapere lingue, perché quando poi sono arrivate le tarantelle c'è stata questa danza e c'è questo riconoscimento nel corpo dell'altro di qualcosa di comune. E devo dire, l'area grecanica in questo è veramente un passo in più rispetto alla zona dove abito io. Adesso a voi non vi conosco troppo bene, però quando lì scoppia una tarantella, nei corpi delle persone succede qualcosa, anche non volendo, si mettono tutti a ballare, i bambini di 3 anni e i nonni di 90 fanno lo stesso passo, con la stessa intenzione, con la stessa linea, tu, sì, senti, una memoria, la fisica, cultura del corpo introiettata. Questo. Sì, questa è un'immagine molto bella. Io mi chiedevo: Mare Nostrum o Mare Monstrum? Perché al di là della retorica non dobbiamo dimenticare che il Mediterraneo è stato anche luogo di enormi battaglie, anche in passato. Se tutti sappiamo che il 7 ottobre è la festa della Madonna del Rosario, probabilmente pochi sappiamo che quella data è la data della storica vittoria dei cristiani sui musulmani nella battaglia di Lepanto. 7 ottobre 1571, Papa Pio V attribuisce quella vittoria alla Madonna. No, quindi c'è la Madonna delle Vittorie che poi diventa la Madonna del Rosario. Mimmo Nunnari, quindi c'è un Mediterraneo che unisce, come abbiamo detto, ma anche un Mediterraneo che divide. Sì, un Mediterraneo che divide da nord a sud, tutto è divisione.
lo disse Leonardo da Vinci. Ora, questa cosa l'ha scritta Ivo Illich, che a sua volta l'ha detta Predrag Matajevic. Matajevic, insomma, se la sono passata. Quindi uno di quelli che diceva il Mediterraneo da nord a sud è tutto divisione era Leonardo da Vinci. Ora, con tutto il rispetto per Leonardo da Vinci, comunque è vero che il Mediterraneo è anche un mare, un mondo molto conflittuale, pieno di conflitti e di divisione. Tu hai parlato di battaglie. Ecco, la battaglia di Lepanto è nella storia del mondo. Se avessero vinto i turchi, oggi non sappiamo come il nostro mondo occidentale sarebbe. Il potere sul mare... Cioè sta dicendo che la Madonna ci ha messo davvero lo zampino? La Madonna ci ha messo lo zampino. Ecco, le battaglie sul mare hanno sempre deciso i destini dei popoli, le battaglie sul mare. E il Mediterraneo è stato sempre un mare di grandi battaglie. La prima battaglia della storia è stata quella di Salamina, con gli ateniesi che vinsero sui persiani. Anche lì, se avessero vinto, cioè la debole Atene vinse contro il fortissimo, la flotta dei persiani. E anche lì le cose sono andate in una certa maniera. Lepanto, che arriva nel 1500 e qualcosa, anche lì è uno spartiacque. Pensate, la battaglia di Lepanto, che è la battaglia, come dire, simbolo della storia, delle guerre, delle battaglie del Mediterraneo, la più grande di tutti, e ha avuto nelle vicende dello scontro anche un protagonista calabrese che però stava dall'altra parte, il famoso Uccialì, era un comandante, è l'unico comandante musulmano uscito non sconfitto, ecco, vittorioso non può essere perché hanno vinto le flotte di Giovanni d'Austria, però l'unico musulmano uscito non sconfitto con le sue 40 navi, nessuna delle sue 40 fu affondata. Uccialì era un calabrese perché nel corso delle invasioni così turchesche, delle scorrerie dei pirati, un giorno a Isola Capo Rizzuto rapirono un bambino di 10 anni, 12 anni. Questo bambino, tra l'altro, aveva la vocazione di farsi prete e voleva fare il prete. Però lo rapirono, lo portarono in Turchia e lì, convertito, fece anche carriera diventando ammiraglio della flotta turca e partecipò alla battaglia di Lepanto contro dall'altra parte. Ma le battaglie sul Mediterraneo, e poi arrivo al discorso se mare di divisione, le battaglie sul Mediterraneo hanno avuto sempre una grande importanza strategica. Ancora oggi il Mediterraneo è terreno di scontro e di battaglie. La settimana scorsa, se avete sentito, letto i giornali e sentito i telegiornali, un aereo russo è stato battuto sul Mediterraneo dal fuoco amico siriano. Ma comunque i russi dicono c'è lo zampino dei francesi, queste cose. Quindi ancora oggi il Mediterraneo è un terreno di scontro perché è considerato un'area strategica per il mondo. Tutti a volte magari anche disprezzano gli uomini mediterranei, il mondo mediterraneo, ma tutti stanno molto attenti a quello che succede nel Mediterraneo, dagli Stati Uniti all'Europa, e a volte noi non ci spieghiamo alcune cose. Faccio un passo indietro per dire le partenze e gli arrivi dei migranti, ma si sapeva già 20 anni fa che c'era un tappo che prima o dopo sarebbe saltato di milioni di persone che stavano in Libia e in altre aree che sarebbero arrivate nell'Europa. E questo tappo non saltava fin quando c'è stato Gheddafi. Gheddafi poi è stato ucciso non per portare la libertà in Libia, ma probabilmente per interessi di altra natura. Qualcuno dice il petrolio, ma non è neanche il petrolio, è l'uranio. Quindi vedete intorno a questo mondo mediterraneo quante cose che a noi sfuggono, che ci sono. E quindi ancora oggi è un terreno di grande scontro, un terreno di grande battaglia. In questo
il nostro paese, l'Italia, dovrebbe avere il ruolo principale per pacificare l'area del Mediterraneo, area del Mediterraneo che non si potrà mai pacificare se non si pacificherà Gerusalemme. Lo scontro è lì, è a Gerusalemme. Le tre religioni che per secoli sono vissuti con lunghi periodi di pace, gli ebrei, i musulmani, i cristiani, e adesso hanno scontri continui. E non sono scontri religiosi, perché a volte si confonde lo scontro politico con lo scontro religioso. Non è la lotta tra musulmani, cristiani ed ebrei, ma è la lotta politica tra questi gruppi. E quindi è un mondo che, se non si porterà la pace in queste poi paradossalmente si chiamano terre sante, le terre della guerra sono le terre sante, le terre del conflitto sono le terre sante. Se non arriverà la pace a Gerusalemme, non ci sarà pace nel mondo, è tutto lì, in questo microcosmo, in questa terra santa di Gerusalemme. Per cui è un mondo di guerra il Mediterraneo, anche se storicamente nella tradizione è un mondo di pace. Tutti siamo figli di Abramo, e musulmani, ebrei, e cristiani, però oggi non è più così. Cosa ci riserverà il futuro? Questo non lo sappiamo, però certo, sappiamo che solo grandi uomini di pace, piccoli uomini che magari la storia non ricorda più, uno di questi era Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, che lavorò moltissimo per la pace del Mediterraneo, scrivendo a tutti i capi di Stato dell'epoca. E oggi forse bisognerebbe seguire quell'esempio di questi uomini come Giorgio La Pira, che fu lì per creare la pace in questo mondo, come dire, inquieto che è il Mediterraneo. Per cui, rispondendo alla tua domanda, se è un mondo diviso, è un mondo conflittuale, un mondo di guerra, ti dico sì. Sì, lo è. Un po' e un po'. E Patrizia Giancotti, nel suo libro c'è una storia che mi ha colpito molto, la storia di Domenico. Domenico è un pastore di capre. Parlando ad un certo punto con Patrizia Giancotti, dice, parla dei lupi e dei cani selvatici. E ad un certo punto dice, se per esempio i lupi mi prendessero due animali al mese, non ci troverei niente di male. Questa cosa mi ha colpito, ho cominciato a pensarci su. Perché il lupo, il pastore, meglio, accetta il male. Un lupo gli sta mangiando le pecore, le capre. Però sa che quel male è un male in una certa misura necessaria perché tutto il sistema si mantenga. Faccio una provocazione. È possibile pensare di applicare un concetto simile anche agli uomini? Se le persone sono in sintonia con la natura, penso di sì, nel senso c'era una grande sofferenza. Lui ha raccontato la storia di questo caprettino che si portava sotto il braccio, non è che sono cose, poi le sgozza, non le mangia. Il lupo è una costante, nel libro si ne parla molto. Sì. Però è il contraltare di quando poi nascono i capretti, in fondo vedere queste persone che vivono tutta la vita con questi animali, poi alla fine li sgozzano, anche questo può sembrare una cosa non da vegani, terribile, comunque. Sì. Però alcuni dicono, io ho imparato a diventare grande la prima volta che ho dovuto ammazzare il capretto, avevo 11 anni, sono cose violentissime, però quel ragazzo poi è andato in città, si è laureato e ha fatto le altre prove della sua vita con un'attitudine diversa dai suoi coetanei. È un fatto di vivere, in questo mi può essere utile la mia esperienza amazzonica, l'idea di vivere in un mondo del quale l'uomo fa parte ma non è il capo, è un pezzo, è una parte, è uno degli abitanti dove c'è il lupo eccetera eccetera. Poi gli uomini si organizzano, per esempio le tribù, mettiamo Yanomami eccetera, hanno dei sistemi abitativi che in qualche modo rappresentano questo abbraccio umano che separa il gruppo umano da quello che è indistinto, da quello che è selvatico. E allora queste capanne sono degli abbracci,
La capanna Sciapono è un cerchio, una specie di tettoia, tra l'altro bellissima, fatta benissimo, con tutti intrecci eccetera, vuota al centro, quindi senza tetto, ma il tetto è tutto intorno e tutte le famiglie vivono lì. Questo è proprio l'abbraccio, alla fine è l'abbraccio del ballo della tarantella col mastro di ballo. I danzatori si dispongono in cerchio nell'area grecanica, c'è ancora il mastro di ballo, forse l'avete anche voi qua, che decide le coppie, decide chi balla e chi no, e quel cerchio è il cerchio magico, è proprio esattamente come l'abbraccio degli Yanomami, è l'abbraccio dell'uomo che separa dall'indistinto, e in qualche modo questo cerchio, chiamato cerchio magico, cerca di lasciare al di fuori i demoni, il male, le cose che sono al di fuori della portata umana. E nella danza questo si esprime moltissimo, tutto questo senso, anche in fondo questa figura del mastro di ballo, che è molto arcaica, che può ricordare il corifeo del coro greco, l'idea che di fronte al gruppo umano ci si presenti come coppia e che questa presentazione abbia un valore proprio di un modo di sancire socialmente questo incontro. Questo è molto forte, anche il modo di danzare, di battere il tacco per risvegliare i semi che nella natura si devono scoccare nuovamente a nuovi germogli. Quindi anche queste popolazioni della Calabria, così come quelle del Mato Grosso del sud del Brasile, hanno ancora questo legame molto forte con la natura. Per esempio la stagionalità, che a noi sembra una cosa scontata, io ho abitato sempre a Torino, mio padre in mezzo alle nebbie, oppure quando c'erano i primi soldi, incignaro i favi. Boh. Chissà qual era questa cosa, eravamo a Torino nelle nebbie, c'era la Fiat, che cosa c'entrava? Io non sapevo cosa fosse. Invece era una cosa formidabile il fatto che erano cominciate le fave, per lui era il cambio della stagione, anche se stava in Cina dove andava a Taiwan per lavoro, lui parlava calabrese con tutti e aveva comunque questo senso della stagionalità che poi mi ha passato miracolosamente, che io trovo fantastico, uno dei modi, uno dei motivi per cui vivere qui fa la differenza. Tu vai al supermercato a Berlino e trovi tutto l'anno le fave, che senso ha? Questo legame con la natura, legato alla stagionalità, è una cosa molto profonda, perché è sempre una consolazione dell'uomo che sta per perdere l'estate, sta per perdere l'autunno, sta per perdere l'inverno, ma qualcosa viene subito a consolarlo. Il vino nuovo, le fave, tutte le cose che abbiamo la fortuna sì. di accompagnare in un ciclo naturale. Ecco, lei parlava del significato profondo di molte cose, no? Ci sono delle... All'interno di questi gesti, di questa ritualità, c'è un significato profondo che ci si trasmette. Parla anche nel libro di ragazzi che vogliono un po' recuperare certe tradizioni. Adesso in Calabria stiamo assistendo a un revival molto forte della tradizione, soprattutto musicale, coreutica, eccetera. Però una sensazione che ho, volevo sapere cosa ne pensa, è che queste rifondazioni, diciamo, cessano di avere il significato che aveva, che hanno questi fossili di vita antica che lei ha trovato. E quindi in un certo qual modo c'è l'idea di mantenere una tradizione, ma in realtà si sta tradendo quella tradizione. Questo è l'esempio eclatante, la notte della Taranta, che per me è come il diavolo, proprio è per un antropologo la notte della Taranta. È... Poi invece c'è il sottosegretario alla cultura, la signora Bergonzoli, che ho incontrato a Venezia, che lei vorrebbe che tutta l'Italia diventasse una grande notte della Taranta, dove si modernizza la tradizione. Il problema c'entra con la memoria, secondo me, e con quello che ci può salvare da questa globalizzazione e dal fatto del perché adesso non siamo più ospitali, perché dobbiamo aderire a dei modelli che non sono più i nostri, non abbiamo più questo radicamento. E se noi ci dimentichiamo il motivo per cui facciamo quel gesto, non ha nessun senso farlo. L'antropologo insegna che le cose sopravvivono, le tradizioni sopravvivono, se ancora rispondono ai bisogni della comunità che le mette in atto. Se non c'è più questo bisogno, quella non ha più senso di esistere.
la danza, per esempio, nella grecanica è ancora, ha un suo significato di coesione sociale fortissimo, fortissimo. Non è vero che è folklore, è verità. Per esempio, dei gesti che noi ormai facciamo come se niente fosse, rimandano comunque a una visione del trascendente, che per noi è un valore aggiunto. Molti altri popoli l'hanno perso per sempre, per sempre. Noi siamo ricchissimi da questo punto di vista, secondo me è la regione più ricca d'Italia. Insegno antropologia all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Come esame per i ragazzi, sono più di 300 gli allievi, ho dato a tutti delle ricerche sul campo da fare. Gli ho dato gli strumenti per farle. E questi sono andati come una task force a vedere quello che ancora c'è in famiglia, il nonno, lo zio. Questi nonni improvvisamente, che non gli rivolgevano la parola da anni, tutti nei telefonini, eccetera, sono diventati oggetto di ricerca. Allora, un gesto tra tutti, quello per esempio del fare la croce sul pane. Sul pane. O addirittura quello che si usa ancora a fare nelle campagne appunto dell'area grecanica, prendere questo pane e metterlo nelle lenzuola, dopo averlo avvolto in un panno di ginestra, metterlo nel letto nuziale a lievitare. E allora nel libro io faccio questo esempio della signora Petronilla, una signora che ormai ha, insomma, manca cimu faccio cento, quindi una signora abbastanza avanti con gli anni, che io ho chiamato Biblioteca Petronilla perché è un pozzo di scienza, e lei fa il pane con le nipotine di 8-10 anni e lo mette nelle lenzuola nel letto. Nonna, ma che il pane si deve riposare, ma che era stanco il pane, e la prendono in giro. Ma questo gesto, mi vengono i brividi ogni volta che me lo ricordo, unisce la fecondità della donna alla fertilità della terra. Per questo si mette nel talamo nuziale. E se noi ce lo dimentichiamo, è un gesto che perderà significato e non si sa, dice lo mette lì perché è caldo. No, può metterlo in una coperta sul tavolo. E invece no, questa cosa lega quell'area a Persefone, a Core, a questi miti che legano alla madre terra la donna, certo, la fertilità della donna, l'importanza della figura femminile dalle nostre parti, che danza come una matrona, che sta eretta come se portasse una brocca sulla testa dalla quale non deve uscire neanche una goccia d'acqua. Questo senso della compostezza, l'uomo si può scatenare. E sembra una cosa di genere, allora voglio anch'io ballare così. No, perché la donna non ne ha bisogno. Cioè, bisogna andare a capire veramente i significati. I significati ci sono, sono lì, siamo noi che dobbiamo andarli a e vedere, certo, cosa ci interessa per il nostro futuro e cosa buttiamo via. Tipo, la donna sta chiusa in casa con la catena, buttiamo via. Altre cose invece ci possono essere utili per il nostro futuro. Certo, mia moglie per esempio mantiene la tradizione di mettere la pasta della pizza nel letto, però noi abbiamo una versione moderna perché accende la termocoperta per farla lievitare prima. Bene, Mimmo, un'ultima domanda perché comincia a breve. Posso agganciarmi a quello che dice, sta dicendo Patrizia, di questo mondo grecanico, il gesto, le tradizioni, ma anche la lingua e il linguaggio. Mentre lei parlava, io mi sono ricordato di un episodio accaduto forse più di 50 anni fa. Un professore dell'Università di Salonicco arriva nell'area grecanica e sale, e a un certo punto incontra un pastore con le sue pecore. Si sono messi a parlare. Il pastore in grecanico e il professore in greco antico. Sì, sì, si capisco. E poi sì, si è messo a piangere il professore. Lo raccontava anche Tito Spellacci. Aveva incontrato il suo fratello di 2000 anni, di 3000 anni prima, no? E Rolfs queste cose lì, io ho un conto in sospeso con Rolfs, sa, che ho conosciuto e ho intervistato, perché a un certo punto nel suo dizionario, chiedo scusa per questa breve parentesi, ha scritto il dizionario dei cognomi. Nunnari, dice Rolfs, deriva dal grecanico e nunnaraci significa testa dura. Ora lei capisce, già calabrese, più il cognome Nunnari, testa dura. Caterina mi aveva già conosciuto, altrimenti avrebbe fatto un passo indietro. Insomma, quindi il professor Rolfs, personaggio comunque straordinario, che la Calabria non deve dimenticare, ecco, perché lui per 60 anni...
che è stato ascoltatissimo, vi invito ad ascoltarlo, scrivete Gerard Rolfs, Patrizia Giancotti, esce questo programma per Radio 3 che ha avuto un successo enorme, perché certo. C'è questa la notizia, che questi argomenti hanno un interesse fortissimo. Io per esempio mi occupo anche di altre cose, vi dicevo di Brasile, di samba, di cose sempre per Radio 3, ma gli ascolti che ha fatto il programma sull'area grecanica o sulla Sila o su Gerard Rolfs, le cose della Calabria, hanno un ascolto altissimo. Prima di tutto escono tutti allo scoperto i calabresi, che non avevi mai sospettato neanche lontanamente che qualche antenato fosse sì. della Calabria, e poi c'è un interesse perché è un luogo di cui si sa poco. Sì, sì. Noi sono le Indie di qua giù, in fondo è vero. E Mimmo, una domanda rapida che ci collega all'appuntamento che sta per cominciare, poi non so se riusciamo brevemente a vedere anche delle belle immagini che ha portato la dottoressa Giancotti. Allora, ti volevo chiedere, il Mediterraneo ha perso un po' il suo baricentro, lo dici anche tu nel libro, non un po', ha perso il suo baricentro. Il baricentro si è spostato decisamente verso l'Atlantico. Ora, ha senso che per paesi come il nostro lavorino a lungo perché il Mediterraneo recuperi la sua centralità, o forse in una visione globale non è più utile, diciamo così, che un paese come il nostro si accontenti di rimanere ai margini dell'Atlantico, ma di essere dentro a quell'area di influenza piuttosto che tornare ad essere centro del Mediterraneo? Non so se sono stato chiaro, forse un po' involuto il pensiero. E ti rispondo col sottotitolo del nostro libro, Solo il mare nostro ci salverà. Per cui la risposta è scontata. E oggi non solo bisogna guardare al Mediterraneo con più attenzione rispetto al passato, bisogna guardare anche con più umanità al Mediterraneo rispetto al passato, ma il futuro sta in quel mondo. Perché l'Occidente, l'Europa ormai sono smarriti, impauriti. Queste grandi paure delle nuove invasioni, degli arrivi, sono tutte cose artificiose, tutte cose inventate. E allora se non si volge lo sguardo verso da dove siamo venuti, perché tutti veniamo dal Mediterraneo, tutti siamo mediterranei. Io se dovessi scrivere la mia biografia, nel libro volevo scriverlo, poi ho incontrato un redattore, una redattrice del libro severa, e allora non l'ho scritto. Volevo scrivere Mimmo Nunnari, calabrese, di origini greche, con antenati arabi, con abitudini spagnole, sono nessuno, sono un mediterraneo. Ecco, qui noi siamo tutti un po' così, siamo tutti un po' greci, abbiamo tutti antenati arabi, le abitudini spagnole forse non ce le avete, io ce l'ho, mi alzo tardi, mi piace pensare tardi, tutte queste cose qua. E allora è un problema culturale quello di guardare di nuovo indietro verso il Mediterraneo, ma non perché il passato va recuperato, non è il passato, il futuro è sempre davanti a noi, il futuro bisogna immaginarlo e cercare, come dire, di proiettarsi nel futuro con una certa idea diversa rispetto al passato, ma è lì che è la terra madre, il Mediterraneo, è lì che sta la nostra cultura, il pensiero greco, la cultura araba, le grandi tradizioni dell'arte, dell'artigianato. Sapete che ancora gli acquedotti che funzionano nelle città meridionali sono quelle a Palermo, quelle arabe sono gli acquedotti che funzionano, quelle che abbiamo realizzato noi non funzionano più. E allora, ecco, come diceva Patrizia Giancotti, rispetto alla Calabria che la si riscopre nelle sue qualità, ecco, la Calabria sta all'Italia come l'Italia sta al Mediterraneo, e questo è il concetto che deve passare. E noi che siamo, come dire, immersi dentro il Mediterraneo con il nostro sud, abbiamo un grande vantaggio, questo vantaggio lo dobbiamo sfruttare, e quando certe opportunità non si colgono, quando è troppo tardi, nessuno ti perdona di non aver capito che avresti dovuto fare qualche cosa. Certo, l'Europa certo. Ormai non diciamo che non c'è più, perché dobbiamo lavorare perché questa Europa cresca, perché questa Europa diventi politica sul serio, una unione politica, ma è piena di paure, piena di smarrimenti, ma smarrimenti che riguardano l'animo delle persone, smarrimenti che riguardano la nostra vita. E allora il Mediterraneo ancora
però un Mediterraneo pacificato. E caro Antonio, nessuno lavora per pacificare il Mediterraneo. Tutti vanno nel Mediterraneo con un falso interesse e con una idea di sostenere certe situazioni e invece vanno per alimentare i conflitti, alimentare i focolai di guerre. E oggi se pensiamo a quello che accade in Libia ci sono 40 o 50 tribù che si lottano tra di loro, ma non lottano per un'idea. Tutti insieme lottano per il petrolio, ma anche chi arriva da fuori lotta per il petrolio in Libia. Sì. Di questo... Concludo. E allora ecco questo girarsi e guardare da dove veniamo e guardare al nostro mondo mediterraneo è una cosa importantissima se vogliamo immaginare un futuro. Proprio sulle lotte, le guerre nel Mediterraneo avremo modo di discutere fra pochissimo alle 18.30 presso la biblioteca Michele Caligiuri, dove avremo ospite Marco Lupis, calabrese, anche lui che è stato inviato di guerra in molti luoghi del Mediterraneo. Faremo questo incontro che abbiamo intitolato Prima dei Barconi, proprio per spiegare cosa c'è a monte di certe cose, quindi un incontro che vi invito a non perdere. Prima, quando parlavi di abitudini spagnole, mi veniva da dirti: noi abbiamo il nostro editore che ha abitudini svizzere, non so se va bene lo stesso. Per fortuna lavoriamo a distanza. per fortuna della casa editrice è svizzero. Sempre, è uno svizzero mediterraneo, giusto Florindo? Perché un attimo fa, mentre chiacchieravamo con Florindo, gli dicevo della mia esperienza di delegato Rai per il magazine Mediterraneo che va in tutti i paesi del Mediterraneo. Per 11 anni ho curato, diciamo, il magazine Mediterraneo. E tra i partner, oltre a tunisini, algerini, spagnoli, greci, Marocco, un po' tutti, e la Francia soprattutto, che è il primo partner di questa trasmissione, di questa rubrica, e c'è anche la Svizzera. C'è anche la Svizzera. Un giorno ho chiesto: ma come mai c'è la Svizzera? Il direttore generale della radio, della televisione svizzera, ha detto: ma noi abbiamo i fiumi che arrivano nel Mediterraneo. Certo, sicuramente. È uno svizzero mediterraneo, Florindo. Bene, adesso vedremo delle bellissime immagini che Patrizia... Ne abbiamo già parlato. Sì, 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 che Patrizia Giancotti ha fotografato in questi luoghi dei quali ci ha parlato. Le lascio Forse ci conviene spostarci noi. Potete anche spegnere la luce, vediamo un po' se riesco. Vediamo se... Allora, io anche mi metto da un'altra parte, se no le signore non vedono. No, che succede? Va da solo, aiuto. Ah, ecco. Ok, io sto qua. Se volete spegnere anche quelle luci lì, si vede meglio, secondo me, se si può. Ecco, allora, rapidamente, io avevo concepito questa cosa come una sorta di racconto fotografico. E come vi dicevo, era un momento un po' particolare della mia vita. Quella è un selfie che mi sono fatta io sulla Fiumara della Mendolea, che credo sia uno dei posti più straordinari e anche sconvolgenti della nostra regione. Proprio l'idea della Fiumara, per il fatto che sono delle esagerazioni che si scontrano. Ecco, allora, l'idea del libro parte anche dal fatto di cercare di cambiare il punto di vista, cioè cercare di guardare una Calabria non dal mare come si fa di solito, quindi dall'A106 croce e delizia, perché tutti gli incidenti, però è anche una strada di immenso fascino, e invece appunto cambiare il punto di vista e andare verso l'interno. E proprio all'interno noi abbiamo, scusate, questo non lo so tanto usare bene. Ecco, voglio andare. Ecco, questo è quello che si vede da giù. Qui siamo a Bova Marina. E come sapete, la 106 diventa un po' il dorso di un pettine, dove poi parallele ci sono tutte queste strade che entrano nella carne viva della Calabria, di questo aspromonte. E quindi ognuna di queste strade poi porta a una storia, a un paese, a un uomo che ce la racconta. E quindi io ho voluto
come dire, invitare il pubblico che leggeva questo libro a guardare da un altro punto di vista e quindi a salire, a lasciare la costa e ad andare verso queste montagne che secondo Domenico Minuto sono montagne parlanti, sono montagne che hanno molto da dire, che aiutano la contemplazione, è una terra di eremiti, di santi, è una terra che veramente aiuta la spiritualità. E la prima persona che ho incontrato, che avete incontrato anche voi l'anno scorso, è una persona che io in qualche modo considerato una specie di mastro di ballo della cittadina di Bova, che è un po' considerata la capitale culturale dell'area grecanica. Per me il corifeo, il mastro di ballo è stato Tito Squillaci. Voi l'avete conosciuto l'anno scorso, veramente il greco per eccellenza. E lui mi ha molto colpito perché ha cominciato a raccontare tutta questa sua passione per la cultura e la lingua greca di Calabria, che lui accudiva esattamente come faceva con i bambini che cura in Uganda. Sono personalità fragili e così, così come fa il volontario in Africa o per i migranti che arrivano alle nostre coste, così si è occupato di questa cultura. E succede che lui ha parlato, forse ve l'ha raccontato l'anno scorso, questa lingua con le sue tre figlie femmine, ha parlato solo esclusivamente greco di Calabria con queste tre bambine dalla nascita. E una volta una persona di famiglia, una domestica, non si è tenuta e gli ha detto: ma Dutturi, questa lingua non è per voi. E invece era proprio per lui ed era per queste ragazze, perché noi sappiamo adesso che per esempio Maria Olimpia, la primogenita, insegna e studia a Cambridge e i linguisti di Cambridge vengono proprio a Bova a fare i loro corsi di lingua greca di Calabria, qui con la moglie Nunzietta. E mi diceva appunto Maria Olimpia che sulla bocca di questi pastori si trovano delle reminiscenze bizantine di cui appunto Gerald Rolfs, di cui parlavamo prima, ci ha raccontato. E qui appunto subito nell'area pastorale, io mi svegliavo la mattina alle 5 e facevo la caproterapia, andavo presto la mattina, il pastore ancora non era arrivato, e mi mettevo a fotografare queste bestie di intelligenza incredibile. È un animale che merita un grande studio, la capra, non fosse altro per la sua ampiezza di vedute, perché le sue pupille girano fino dall'altra parte, adesso non mi ricordo esattamente quanti gradi, ma da questo dipende anche il loro senso dell'equilibrio. Lui è l'accordatore di campane e se volete ascoltare questo programma alla radio sentirete il concerto delle campane delle capre di Mimmo Nucera, che sta appunto a Bagaladi. E il rapporto con questi animali, io ho citato naturalmente Corrado Alvaro, è qualcosa di ancestrale, si stabilisce anche una sorta di comunicazione con una lingua franca, che è quella che il pastore inventa per parlare con i suoi animali. Ecco, vedete le pupille che sono appunto rettangolari e così ampie. I manufatti fantastici che rimandano sempre alla cultura greca, quindi a fregi riconoscibili. Ecco, questa tutte le mattine mi vedeva, a un certo punto mi vedeva, però mi sorrideva proprio, perché ecco, vedete questa campana con questo bellissimo portacampana intarsiato, questa è una delle campane che sono accordate. Naturalmente ogni animale ha il suo timbro musicale, ogni capra ha un suo campano, così veniva chiamato, e il suono più grosso ce l'ha la capra che è più saggia, che porta poi tutte le altre a casa. E poi gli incontri sono interessanti. Questo ragazzo è uno dei protagonisti del film Anime Nere.
è il ragazzo che apre il film quando porta le capre sulla spiaggia. Lui ha lasciato il tappeto rosso, anche se so che ha partecipato anche a questa nuova serie. Lui si chiama Pasquale Romeo e sta appunto a Bova con le sue capre, che ha comprato anche un po' in più rispetto a perché ha avuto questa possibilità con il cinema, ma ha preferito comunque questa vita di condivisione di tutti i cambiamenti della natura. Dice Mimmo Nucera, che lavorava a Torino, che lavorare con le capre significa vedere la natura che cambia ogni giorno, e questa è una cosa, dice lui, che fa molto bene, che aiuta a stare bene. E gli incontri sono particolarmente intensi da quelle parti. Antonino Principato fa il fabbro, ma soprattutto in un periodo della sua vita ha fatto il fontaniere, quello che portava l'acqua dove non c'era, e l'ha portata anche a Petra Pinnata, uno degli ultimi luoghi in Italia dove è arrivata l'acqua. E quando lui ha portato l'acqua, gli hanno fatto una festa, questa è la sua forgia, come se fosse un santo, dice lui, mi hanno trattato come un santo, perché dopo una settimana di lavoro si girava il rubinetto e improvvisamente usciva l'acqua. Queste persone andavano a prenderla con l'asino, con le vozze, e usciva l'acqua dal rubinetto, un miracolo. Compare, grazie compare, hanno cominciato a ballare, hanno ammazzato la capra, hanno fatto la pasta di casa, hanno ballato tutta la notte. E poi la mattina dopo una di queste signore si è avvicinata e ha detto: compare, grazie compare, e domani ce la portate di nuovo l'acqua? Perché era talmente importante, era talmente straordinaria la comparsa dell'acqua in quel paese, che anche fosse stato per un solo giorno valeva tutta la festa che hanno fatto. E queste sono le storie che ho raccolto, storie che io racconto ormai, vado dai tedeschi, vado dai quelli di Monza, per esempio un'associazione ellenofona di Monza mi ha invitato, associazioni a Roma, Festival della Letteratura di Viaggio, e racconto queste cose che sembrano quelle di cent'anni di solitudine, sembrano delle storie lontanissime. Invece noi abbiamo ancora i nostri anziani che ce le raccontano. Per questo viene quella che viene definita l'urgenza dell'antropologo, di cogliere sul punto di scomparsa alcune cose che abbiamo l'impressione di perdere per sempre. Questo non lo possiamo fare. Qui c'è una casa editrice che tiene molto a queste cose, e quindi su questo dobbiamo costruire e appunto fare lavorare i giovani rispetto a tutto questo nostro patrimonio. E ci sono persone, come tanti di noi che stavano in altri posti, come a Milano, questo signor Carmelo Vadalà, che abitava a Milano ormai da 40 anni ed è tornato per fare l'allevatore, dice lui, di api. Apicoltore che conosce, dice lui, tutte le sue api per nome, e sono delle collaboratrici, loro collaborano per il miele. Lui mi ha fatto l'impressione di uno sciamano che conosce tutti i segreti delle erbe e delle foglie delle sue montagne, tra cui appunto il cardo mariano, quello che serviva a Maria per nascondere il bambino, che ha proprietà medicamentose, che è una foglia straordinaria, così come tantissime altre che lui studia e mette insieme, sempre con l'idea di lavorare insieme a queste api che poi gli fanno questo miele fantastico. Dice anche che le api hanno bisogno di poche cose, dell'acqua, dei fiori, del polline, no, a noi non basta mai niente. E comunque, ecco, lui è una delle persone sagge che ho incontrato su quel cammino, che veramente può insegnare un modo nuovo di concepire queste montagne e di codificare tutti i profumi che si sentono in determinate stagioni. E qui arriviamo a questo incontro, in questo insediamento rupestre incredibile, con questo ragazzo che è appunto quello che vi avevo raccontato, che massaggia le capre. Anze si chiama, è del Punjab. Io l'ho incontrato lì in questo allevamento rupestre. Quando abbiamo aperto la porta, e lui è stato praticamente circondato da questi caprettini che hanno cominciato a baciucchiarlo, potremmo dire, fino a mettersi vicino per un ritratto. Ecco, questo è un esempio interessante. Loro crede che io mamma, dice. E così, questa è la storia di un ragazzo che ha una grande capacità nelle mani e che l'ha messa al servizio di questi animali. E questo è il signor Francesco che suona l'organetto. Quindi io assento questa musica, scosto la porta, venite, trasiti. Oia, mimupasta e ciceri, mangiati con noi.
E che si può dire? Si può dire no? Non è possibile. Non è una cosa normale, a noi ci sembra normale, ma non è così. Questo non è così, è veramente, qui c'è la sacralità dell'incontro, si sacralizza l'incontro con lo straniero, con lo sconosciuto, attraverso le cose che sono considerate le più importanti della vita, quindi il cibo, il racconto, e ci si sente accolti, ci si sente a casa quando si può raccontare la propria storia e quando possiamo ascoltare la storia dell'altro. Questa è l'accoglienza, questa è la filoxenia. E poi appunto vengono raccontate storie come la fuglitina della signora e tante cose che rimandano anche queste a Persefone che viene rapita da Ade. E ho voluto mettere insieme questa coppia invece molto più giovane, lui è il figlio del pastore che accorda le campane e questa ragazza ha nel corpo il ricordo di tutta la tradizione della danza di quei luoghi. Quindi lei che voleva andare in Svizzera, che vuole andare lontano eccetera, può andare dove vuole, perché come dice De Martino, se ti porti il tuo villaggio interiore nella mente ma anche nel corpo, in questo caso puoi andare, puoi tornare e ti sentirai sempre a casa perché ce l'hai con te. E questo dobbiamo mantenerlo, questo ci fa diversi da tutti gli altri. Lo sguardo di questa... E questa è appunto, torna qui la Fiumara, stiamo per concludere con l'incontro, questi incontri che si fanno durante le raccolte eccetera, dove veramente per il piacere dell'incontro con un altro essere umano ci si ferma a chiacchierare. In mezzo a uno di questi alberi a un certo punto è apparso un signore, questo è il signor Cristo che fa tutte le installazioni eccetera per miliardi di euro, dovrebbe venire ad ispirarsi a queste costruzione, queste installazioni di arte contemporanea. Ecco, in mezzo a quest'ulivo esce Bruno Spanò e comincia a chiedermi cose, a chiedermi quanti anni ho, dove il marito, sei sposata, tieni i figlioli, quanti anni avevi? 57, era 3 anni fa. Focum, come ha detto, fora malocchio, non li dimostrate per niente. E quindi qui mi ha cominciato a raccontare tutta la questione del malocchio, della magia, eccetera. Poi ci si gira e questo è quello che succede al tramonto sulla Fiumara della Mendolea. Sembra di essere sul Machu Picchu, è un posto di bellezza straordinaria. A proposito di arte contemporanea, guardate questa Fiumara come diventa al tramonto. Ecco, queste sono le opere della Calabria che noi abbiamo sotto mano, che forse trascuriamo, come per esempio la capacità di far venire fuori dalla cenere che sembra ormai senza speranza, invece ancora la fiamma della danza e della musica. Pietro, 3 anni, porta il tamburello come una reliquia, il piedino alzato a battere il ritmo, e Pietro suona il tamburello professionalmente, possiamo dire, con gli stessi gesti che sono quelli dei suoi nonni. Queste sono le scuole di tarantella che cercano di dare altri interessi a bambini che sono già telefonino dipendenti e che riescono a fare questo miracolo, perché questi ragazzi suonano, danzano, ritrovano le tradizioni che sono quelli dei loro nonni, che non hanno mai smesso di danzare, non hanno mai smesso di suonare. E questa è la scuola di tarantella che Ciccio Lucera di Gallicianò, uno dei posti dove si parla di più greco antico di tutta quest'area, e lui ha voluto chiamare la sua associazione Tarantella Crea Dipendenza, perché così appunto, e anche lì si fa la pipì anche le femmine, tutto così come anche nelle altre parti del mondo. Ecco, guardate la serietà di questo ragazzo o di quest'altro, che a me sembra tanto un ballerino del Bolshoi. Ecco, questa attitudine è difficile da trovare nei ragazzi d'oggi, invece lì è sana, è pura, è riconoscibile. Un passaggio a Gallicianò con la chiesetta bizantina che è stata ricostruita dall'architetto Mimmo Nucera, detto l'artista, che è un architetto che ha studiato a Torino, poi è tornato a casa e ha ricostruito sulle macerie di una casa rurale questa chiesa bizantina con tutti i criteri della chiesa bizantina, quindi
giorni con la luce esclusivamente a lume di candela, e anche con delle forme di santi che nell'entrata erano rimaste vuote. Io pensavo fosse una cosa che c'entrava col restauro o qualcosa del genere, lui mi ha detto che quelle sono forme vuote che aspettano di essere riempite, perché ancora devono essere ritrovati molti santi greco-calabri che hanno dato il loro contributo per lo sviluppo proprio della civiltà dalle nostre parti. Naturalmente subito si va a casa della signora Angelina ad assaggiare il vino, e questo non perché io dovessi fare qualcosa di particolare, capita a tutti quelli che passano da quelle parti. Ecco, torniamo a Bova, questo non è il Fujiyama, qui siamo a Bova Marina, ecco, quella strada per Bova Marina, l'Etna che saluta a 1000 metri e la signora Petronilla, che io ho chiamato appunto Biblioteca Petronilla. Biblioteca Petronilla, questo capitolo del libro è particolarmente importante per me, perché lei racconta come in ordine alfabetico sparso, diciamo, dei fatti della sua gioventù. Ho voluto mantenere quest'idea del racconto un po' in dialetto e un po' in italiano per dare un senso di oralità a questa scrittura. E lei ha una nipotina che si chiama Martina e un'altra nipotina che si chiama Sofia. Sono loro che appunto fanno il pane con lei. E si sganasciano dalle risate che il pane non si sia ancora svegliato, che il pane sia ancora addormentato. Ma questo, come abbiamo detto, c'entra con quel mistero che si svela quando lievita il ventre, diceva Fabrizio De André. Questa è la luna della Fiumara della Mendolea, che è il massimo del femminile. Gerald Rolfs, eccolo qua, il tedesco berlinese che negli anni 20 è andato da quelle parti, a dorso di mulo, e intervistava tutti quelli che trovava sul dialetto greco calabro. Ha scritto libri, ha scritto dizionari, ha conosciuto questa lingua per suono quando durante la guerra doveva fare da traduttore, e ha chiesto a un gruppo di ragazzi: ma voi di dove siete? Siete greci? No, siamo calabresi. E in quel momento ha deciso di dedicare 65 anni della sua vita ai nostri dialetti calabresi. E a Bova hanno fatto un museo che hanno dedicato a lui, molto bello, molto interessante. E sulla porta c'è scritto: a voi, che è la dedica del famoso dizionario, a voi fieri calabresi che accoglieste me straniero, e che qui in queste pagine c'è il tesoro della vostra nobile lingua, del vostro nobile linguaggio. E così avvenivano questi incontri sulla lingua in maniera molto rituale, quasi direi erano delle celebrazioni molto, molto importanti, che davano molta importanza all'interlocutore. Guardate questo pastore al centro, lui è l'oggetto di studio di Rolfs, e dalle labbra di questo pastore lui ha capito che c'erano delle reminiscenze di lingua bizantina, gli ultimi parlanti questa lingua nel pianeta. Ecco, a dorso di mulo, questo aristocratico tedesco berlinese negli anni 20 è stato per 65 anni dalle nostre parti. E chiudiamo con il nostro professor Domenico Minuto, qui carinamente nel suo studio con un orangotango pensatore, che appunto chiude il libro e, un po' pessimista, pensa che prima di poter far affiorare questa nostra filoxenia e farla diventare di dominio pubblico, dice lui, bisognerà attraversare ancora un po' di oscurità. Perché il mondo sta diventando molto stupido, dice Domenico Minuto, ma noi abbiamo questi valori che sono radicati dentro di noi e che possiamo condividere con il resto del mondo per un nuovo mattino con più speranza e accoglienza per tutti i popoli che arrivano alle nostre coste. E questo è finito. Vi ringrazio tanto. Grazie. Grazie a Patrizia Giancotti e grazie a Mimmo Nunnari. Sull'intelligenza delle capre, dicevo prima, d'altronde se anche Saba ci parlava vuol dire che qualche ragione c'è. Fra adesso praticamente ci spostiamo alla Biblioteca Caligiuri per l'incontro con Marco Lupis. Grazie ancora.